ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi video del primo dell'anno, quindi uscirà il primo dell'anno e video che tratta di un po' di modifiche fatte alla moto, ragazzi, perché ho fatto qualche modifichina che fra un po' vi farò vedere. Diciamo, non è una modifica strutturale o che cos'è, ma sono delle modifiche secondo me molto molto fighe che presto scoprirete. Comunque, inizio anno che arriva, in cui arriveranno tante novità, comprese queste inquadrature, ma vi spiegherò più in là cosa ho fatto, perché penso di aver trovato il setup ideale per appunto la registrazione in questa maniera, in due inquadrature. Però questo sarà un altro video, quindi ora, ragazzi, andiamo in un posto carino e vi faccio vedere com'è la moto, com'è messa la moto, ragazzi, come l'ho sistemata. Quindi, ragazzi, a dopo. Ecco, ragazzi, come avete visto, colori nuovi per la moto, grafiche nuove. Ho rifatto fare la sella. Intanto magari vi faccio scorrere qualche immagine mentre parlo. Sella l'ho rifatta da... l'ho fatta rifare a Giorgio Pisano di Telgate. Davvero molto bravo, molto simpatico. Oltre a rifoderare la sella, comunque me l'ha resa anche più comoda. Infatti la sto testando in questi giorni, me l'ha alzata leggermente e questi centimetri in più sono dovuti a, diciamo, il memory foam che è inserito per renderla ancora più comoda di quello che era. E in più, ragazzi, le borse laterali, avete visto, le ho fatte wrappare da Wraplab di Comunuovo. Penso che loro non hanno bisogno di presentazioni, infatti wrappano un po' di tutto, da macchine, furgoni e tutto.
per chi segue un po' YouTube, diciamo, Edoardo Iannone fa wrappare tutto da loro. Io ce l'ho a 2 chilometri di casa, quindi ho detto vabbè, proviamo a fargli wrappare le borse laterali per dare un po' un tocco di colore a questa V-Strom, che per quest'anno resterà così. Adesso poi si vedrà l'anno prossimo se magari dargli un tocco di colore anche a qualche altra parte, vediamo. Comunque ragazzi, non so che ne dite di questo nuovo look della moto. Diciamo che tutta nera non mi ispirava e appunto gli ho dato un tocco di arancio, che è anche, diciamo, il colore del canale. E comunque l'arancio sul nero ci sta davvero da Dio, ragazzi. Quindi, se vi è piaciuto questo video, un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arriveranno presto tante novità ancora, cioè, e cerco sempre di migliorare, di portare qualcosa di meglio a questo canale. E niente, per un buon 2023 a tutti, auguro un buon 2023 a tutti, sereno e felice, pieno di viaggi in moto, ragazzi. Quindi niente, io vi ringrazio, magari vi lascio in descrizione tutte le referenze da Giorgio Pisano, il sellaio, da Wraplab, se avete bisogno. Vi lascio qua qualche link. Ovviamente non è sponsorizzato questo video, perché ho pagato tutto, però se andate là dite che ho visto un video del motociclista solitario, magari vi farà qualche sconto a voi. Vabbè, comunque grazie ancora ragazzi e alla prossima. Ciao, ciao!